noi siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. La partita di oggi è tra Genoa ed Hellas Verona. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Un saluto Fabio a te e agli amici che ci ascoltano. E potete vedere lo schieramento delle due squadre in campo. Il Genoa ha avuto spesso il pallino del gioco, ancora però zero occasioni da gol. Continua ad avanzare verso l'area, la butta in mezzo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. La mette in mezzo. E la difesa se la cava con grande mestiere. E purtroppo il cross non è servito a nessuno dei suoi compagni, peccato. Cerca una soluzione con la palla lunga. Una scivolata efficace. C'è fallo. Palla verso il centro dell'area. Tenta il colpo di testa. E c'è il gol del Genoa. Ma non possono permettersi cali di concentrazione. Può calciare a rete. E passa. Prova ancora. Palla dentro, c'è il gol. Hanno mostrato grande grinta, carattere. Adesso prova la soluzione in fascia. Grande movimento nello spazio. Allontana il pallone. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Strootman prova la verticalizzazione. Prova con la palla lunga. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona lì. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Va via di forza. Cross in arrivo. Qui deve tirare. Finalizzazione decisamente infelice. Faraoni vuole la profondità. Cerca spazio. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Pallone rasoterra in aria. Cerca di allungare il gioco. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Unico vero vincitore, l'equilibrio. Partita che finisce in pari, ovviamente, sentiremo poi in settimana nelle interviste se i due tecnici saranno rimasti soddisfatti della prestazione e del risultato. È stata una partita tesa, combattuta. Alla fine nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio, ma abbiamo assistito a un confronto intenso, soprattutto dal punto di vista tattico.